La domenica in nostra compagnia è esotica perché oggi faremo una ricetta con un frutto che piace veramente a tutti, che fa anche tanto bene, ma che verrà lavorato in maniera particolare dal nostro pasticcere Angelo Di Masso. Ciao Angelo. Ciao Jennifer, bentornati a Scanno e un caro saluto ai nostri telespettatori. Allora, oggi ricetta veramente molto particolare che si realizza con l'ananas. Sì, allora, questa ti devo fare una piccola premessa perché ne sono veramente molto orgoglioso. Tanti anni fa, forse sono passati 10-12 anni fa, fui chiamato da Gambero Rosso. Dovemmo andare a interpretare della frutta esotica, la chiquita, a Gambero Rosso a Roma. Ah, ok. E io ho voluto interpretare due dolci, uno la dea alla frutta, uno la banana e l'altro all'ananas e poi un'altra monoporzione. E pensai al mille fogli d'ananas. Qui ci metto sempre un po' di scanno perché con l'ananas ho inserito una ricotta. All'epoca utilizzai solo un caprino. No? E invece questa volta è una ricotta che producono qua a Scanno a 1600 metri a Iovana e di conseguenza dà una dolcezza e una leggera acidità che si miscelano benissimo con l'ananas, che è semplice da realizzare, però c'è un'accortezza da fare. Quando mettete a essiccare la frutta non bisogna mai superare i 60 gradi, perché superando i 60 gradi che cosa avviene? Se si va già sugli 80-90 diventa gommosa perché si inverte troppo la frutta che c'è all'interno, invece noi dobbiamo fare solo evaporare la parte acquosa che c'è nella frutta e quindi cristallizza e rimane solo lo zucchero della frutta. Ora ti faccio, giusto per avere un esempio, questo aveva ancora bisogno un pochettino, okay, ancora da cuocersi lentamente, 40-60 gradi al massimo. Io ho messo dello zucchero ulteriore per farlo asciugare più rapidamente, ma la cosa bella che rimane è che quando si taglia col coltello non è gommosa, okay, quindi rimane croccante e questo è molto importante. Questa è l'unica accortezza che spiegaci bene questo passaggio. Allora, cosa abbiamo fatto a questo ananas? Perché allora, mi sembra un passaggio fondamentale. Sì, ho tagliato l'ananas a fettine, ripulito, ho levato il torso centrale e levata la parte esterna. Ok. Dopodiché, ma si può fare o non fare a seconda di come uno preferisce. Ho immerso l'ananas nello zucchero semolato e messo nella stufa ad asciugare, cioè far evaporare l'acqua e far rimanere solo la maggior parte di fibra e dello zucchero della frutta, in modo che rimane croccante e non diventa gommoso, perché se noi lo facciamo a una temperatura più alta, 80-100 okay, gradi, diventa gommosa, quindi quando noi andiamo a tagliare alla bocca, ok, da fastidio. Sì. Senti, e quindi per quanto tempo dobbiamo mettere ad essiccare l'ananas? Noi chiaramente a casa utilizzeremo un forno, abbiamo parlato di 60 gradi se non sì, sbaglio, ma per quanto tempo, Angelo? Allora, a mio avviso, alla perfezione ci vogliono 24 ore. Quindi 24 ore a 60 gradi? Sì, 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 okay. 40-60 gradi, forno spento, però non deve essere molto aggressivo, perché okay, sennò poi si colora troppo e subito prende quel okay, caramello okay, che non va quindi fatto in un mille fogli attenti di frutta, sì, che deve essere croccante, quindi fatto essiccare, asciugare e la parte deve evaporare e quindi rimanere la parte zuccherina. Dopodiché ci vuole una ricotta buona e qui abbiamo l'imbarazzo qua della scelta in Abruzzo, come per tutto il resto, perché veramente abbiamo dei grandi produttori artigianali che portano sulle nostre tavole dei prodotti eccellenti e anzi approfitto come sempre per ricordarvi di sostenere la nostra economia, l'economia territoriale della nostra regione, quindi compriamo dai piccoli produttori, ce ne sono tantissimi, non solo porteremo sulle tavole dei prodotti veramente genuini ma aiuteremo anche insomma coloro che davvero fanno una grande fatica soprattutto in questo momento. Giusto, giustissimo. Dobbiamo preservarli perché abbiamo delle eccellenze incredibili. Giustissimo. Qui se avanza della pasta frolla si sì, può utilizzare o anche con del cocco all'interno, levando la farina, aggiungendo un 10% di farina di cocco. Comunque una ricetta semplicissima, frolla tipo Milano, che è comunque una parte di farina, metà di zucchero e metà di burro, con il 10% di liquidi. Poi, cotta a parte, si forma tipo un crumble, sì, no? Che diventa croccante. Io che faccio? Dei spuntoni di ricotta,
Quindi questa è ricotta semplicemente frullata, non hai fatto niente, resa passata, no, solo con zucchero e la ricotta e basta, quindi, pochissimo. Quindi bianca. Un po' di zucchero nella ricotta la possiamo lavorare anche a mano. Anche a mano, zucchero a velo, preferisco perché assorbe un po' più il liquido. Dopodiché facciamo un altro strato. Bellissima, Angelo, questa ricetta. Semplice, bellissima. Ma questo dessert la chiamo ricetta, ma è un dessert a tutti gli effetti. Poi esotico, ma abruzzese con i prodotti che sì, stai utilizzando. Per una bella fusion tra i prodotti abruzzesi e un prodotto esotico, appunto, come l'ananas. Un po' di gli diamo adesso una leggera, per farlo attaccare meglio, mettiamo al contrario. Ok. Perché sennò non andiamo. E ci possiamo fermare qui adesso. Decoriamo solo con un altro po' di ricotta. E ci siamo. Questo c'entra. Un po' di crumble all'interno. Che bello, Angelo. Poi. È spettacolo. L'effetto della... Ah, bellissimo! Hai proprio ricostruito l'ananas. Sì, sì, sì. Fatto dell'ananas. È stupendo, mamma mia. Un po' intrecciato, in questa maniera. L'ultimo tocco, qua un po' di cioccolato. Ci sta bene. Ci sta bene. Ed è semplice nell'esecuzione, ma il risultato finale è... Ma quanto talento, Angelo! Complimenti! Ah no, basta, grazie, c'è un po' di fantasia. Hai detto niente, la fantasia è tutto. Io penso, guarda, quello che ci vorrebbe nella pasticceria è almeno 4-5 ore al giorno, quando uno il tempo dovrebbe dedicarlo solo nel pensare, nell'innovazione, sì, nel fare i prodotti, sì, sperimentare. Però, secondo me, quello che però, è più Angelo, importante... Però, Angelo, per fare questo c'è bisogno di un requisito preliminare, che è la passione, che muove tutto. Quindi quando si fa qualcosa con passione, i risultati non possono che arrivare. Tu è ne giusto. Sei veramente l'esempio, Angelo. Grazie. Complimenti. Grazie. Poi c'è un maestro sempre che mi disse una volta, e questa è una frase che mi è rimasta talmente impressa, che è poi la realtà. Mi disse, ricordati, lui mi chiamò ragazzo, ricordati, non si possono fare cose innovative se non si conosce la tradizione. E questo noi lo diciamo sempre, il nostro mantra, si parte sempre dalla tradizione, poi siamo in Abruzzo e io la chiamo Sua Maestà, la tradizione, perché veramente ci ha lasciato un patrimonio immenso, quindi si parte dalla tradizione e poi si può andare ovunque. Come dire, bisogna sapere da dove veniamo per poter girare tutto il mondo, ma dobbiamo sempre avere un posto in cui tornare. Giusto. Grazie Angelo. Grazie a te Jennifer. E grazie ai nostri telespettatori, grazie per essere stati insieme a noi. Noi speriamo di esservi stati utili con questa ricetta. Vi lascio alla lista degli ingredienti e andiamo a casa dei nostri telespettatori d'eccezione, i Quattro Santi. A domani. Ecco le ricette di Rete 8, il quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni su Rete 8. La prima emittente. È finita la puntata. Mi raccomando. Vabbè, state a casa. La ricetta. A domani. Ti ricordi gli ingredienti? Perché era il mio piatto preferito. Sì, come no? Petto di tacchino? Ma se era un primo. No, pasta al uovo di tacchino. Senti, e poi che cosa? E poi. Acqua. Sale? Sale proprio. Gas proprio quello. Ah, mi raccomando, hanno detto l'acqua ben cotta. E poi fai un po' così, guarda. Poi salsiccia, come salsiccia a funghi, e poi comunque io mi prendo una pizza. Fai due.